È stato inaugurato il primo edificio del centro Covid Pegaso di Prato, che conta 191 posti letto su due piani in una superficie di 1700 metri quadri negli ex locali del centro di ricerche CREAF. A regime i posti diventeranno 340 con altri 150 ricavati nella struttura accanto. I lavori per realizzare questo ospedale dedicato esclusivamente a pazienti Covid sono stati fatti a tempo di record, 29 giorni. È la dimostrazione che quando la pubblica amministrazione è svincolata dai lacci della burocrazia le cose si possono fare. 191 posti e per ognuno vedete la preziosità tecnologica di ciascun letto, del modo con cui il malato di Covid arrivando qui potrà essere predisposto a ogni cura, a ogni attenzione, a ogni modalità per contrastare questa terribile malattia. L'edificio è di proprietà della Regione ed è in una posizione strategica all'interno dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. I primi pazienti arriveranno al centro Covid Pegaso dagli altri ospedali già lunedì. Queste realtà saranno alleggerite di ricoveri Covid e potranno quindi intraprendere la ripresa delle attività no Covid, che sono molto attese dai cittadini, perché purtroppo noi dobbiamo fronteggiare contemporaneamente la pandemia con gli effetti che genera sulla salute delle persone, ma dobbiamo anche tenere un livello adeguato di prestazioni sanitarie non legate al Covid, perché ovviamente anche le altre patologie necessitano anche in questa fase di grandissima attenzione nelle strutture sanitarie. Al centro Covid Pegaso i lavori, andati avanti 7 giorni su 7, sono stati fatti da Inso S.p.A. con il coordinamento della Protezione Civile. Voglio ringraziare la Inso, l'impresa che ha realizzato in così poco tempo questa struttura ospedaliera. Come avete visto c'è anche una sala dedicata alla subintensiva, un lavoro molto impegnativo. Entro la fine dell'anno inaugureremo anche 150 posti a Lucca e gli ulteriori 60 posti al Santo Stefano di Prato. In questa maniera noi ci creiamo delle zone cuscinetto che ci permetteranno di reggere anche un'eventuale terza ondata. A occuparsi delle forniture della strumentazione è stato il Sistema Sanitario Regionale con l'ente ESTAR.